Bentornato a Radio Roma Capitale. Grazie, grazie ancora per l'invito, eccomi qua. Grazie a lei, professor Bianchi. Allora, partiamo dai dati che abbiamo commentato prima anche con Valentina Grippo, l'assessore al terzo municipio del PD. Edilizia scolastica, manca finora il sì allo sblocco dei fondi per 32 ristrutturazioni, in alcuni casi anche sostanziali e non solo parziali, delle scuole, lavori in ritardo in molti nidi a materna. E non solo, vorremmo una sua opinione, soprattutto in veste appunto di candidato sindaco, su questi ritardi e sul rischio che a settembre molti bambini della nostra città non tornino nelle aule previste in cui normalmente dovrebbero svolgere la loro attività scolastica. Sì, ma guardi, il problema dei finanziamenti, quindi delle risorse disponibili, è il primo da risolvere per poter affrontare qualsiasi altro problema, vuoi la scuola, vuoi le strade, vuoi la cultura. Quindi io mi auguro che questa procedura, che peraltro non è in via solo da oggi ma da tempo, si concluda in tempo utile. Francamente un candidato sindaco riesce a fare poco per il momento, da sindaco magari può provare a insistere un po' di più. Resta fermo quello che le dicevo, cioè senza queste risorse è praticamente impossibile, o perlomeno è molto difficile, intervenire sull'edilizia scolastica, che ha una serie gravissima di problemi da risolvere. Se vuole le dico quali sono dal mio punto ma certo, di vista. Sì, sì, ce le dica. Ecco, tenga presente, io ho sott'occhio i dati del rapporto Censis, dell'ultimo rapporto Censis di qualche mese fa sulla sicurezza nelle scuole. Ci sono dati da rabbrividire, cioè un terzo delle scuole italiane, adesso parlo di quelle italiane, ma è evidente che Roma costituisce un campione assolutamente significativo, quindi i dati si possono facilmente trasferire, non hanno un impianto idrico antincendio. Questo significa che non hanno un impianto adeguato in caso di malagorata, diciamo, evento d'incendio. La metà di queste scuole non ha una scala di sicurezza, non hanno i certificati di conformità per l'impianto elettrico. Questo, diciamo, per parlare dell'assolvimento di obblighi di legge rispetto al funzionamento di una scuola. Certo. Poi c'è tutto il versante dell'edificio nel quale queste scuole sono ospitate. Qui mi riferisco in particolare proprio a Roma, dove, come sappiamo, moltissime di queste scuole sono ospitate in edifici di antica realizzazione, diciamo, edifici comunque molto, molto spesso hanno più di 100-150 anni, quindi in una condizione in cui avrebbero bisogno di essere ristrutturati, di essere in alcuni casi restaurati, di avere adeguamenti da diversi punti di vista. Qui siamo anche qui in una situazione di assoluta precarietà, cioè lo stato di manutenzione fisica, diciamo, di questi edifici, nella stragrande parte, circa il 70%, non è soddisfacente, non corrisponde, diciamo, a quel minimo di qualità dell'edificio che richiede una scuola, cioè un posto dove vivono contemporaneamente centinaia di persone. Certo, quindi sono problemi burocratici, tecnici e strutturali di tutti questi tre tipi sostanzialmente, sì, e che quindi sì, diventano problemi poi di sicurezza, problemi sociali ed economici, mi permetto di sintetizzare. Esatto. Ora io faccio una considerazione, è chiaro che nessuno di noi può pensare che di scalare con risorse che oggi sono sempre di meno, però se ci troviamo di fronte ad un problema che è quello, diciamo, della sicurezza, dell'incolumità degli studenti, dei giovani, dai bambini ai studenti più grandi, beh, di fronte a questo problema qui dovrebbe essere obbligatorio reperire queste risorse. Posso capire che altre deficienze che pure abbiamo, per esempio la scarsità di servizi all'interno, biblioteche, palestre, aule informatiche, tutto questo è un grave deficit delle scuole.
Posso accettare che su queste qui si dica una progressione nel tempo, lo faremo, le risorse, ma su quelli che riguardano l'incolumità delle persone non possiamo fare questi ragionamenti. Certo, cioè, purtroppo si potrebbe parlare per esempio di informatizzazione all'interno delle scuole, ma se c'è il rischio che cadano a pezzi, ovviamente, come dice lei giustamente, il primo problema è consolidarle dal punto di vista appunto strutturale, poi dal punto di vista insomma dell'efficienza, certo, dell'efficienza e della qualità, diciamo, sì. Certo, tenga certo conto che a Roma c'è stato un caso clamoroso che i cittadini romani ricorderanno, la scuola Trento e Trieste, come no, in pieno centro storico, un crollo solo per un puro caso, diciamo, non erano presenti gli alunni dentro la scuola, a via dei Giubbonari, no? Eh? A via dei Giubbonari, esattamente, sì, esattamente a via dei Giubbonari, certo. Ma guardi che è una situazione che ahimè non è così rara, perché appunto gli edifici, le scuole ospitate in edifici di antica costruzione, no? Pronto? Sì, sì, la sentiamo perfettamente. Sentivo un sibilo. Sono moltissimi e la mancanza di manutenzione è uno dei dati più evidenti. Un altro dato impressionante, sai qual è? È che ci sono a petto, diciamo, di centinaia di richieste che sono state fatte di intervenire con manutenzioni ordinarie o straordinarie, la risposta è avvenuta in pochissimi casi. Quindi c'è anche una inefficienza della macchina comunale a rispondere a queste esigenze. Certo, io mi chiedo, certo, per esempio, se non sia il caso, per interventi perlomeno quelli di manutenzione ordinaria, di delegarli direttamente alle scuole, ai presidi, ai plessi, insomma, si dà una disponibilità di risorse sia pur minima, in modo che l'intervento, quando cade una soglia, una porta si stacca dalle cerniere, si possa fare senza dover chiamare il comune che, come se vediamo, interviene dopo tempi lunghissimi, se interviene. Certo, certo. Noi, professor Bianchi, sappiamo tra l'altro che lei, se non sbaglio, l'altro ieri, comunque negli ultimi giorni, ha partecipato anche alla Marcia per la Terra organizzata dall'Associazione Salviamo, sì, il Paesaggio, per sensibilizzare alcuni problemi che riguardano il patrimonio paesaggistico e ambientale di Roma, nello specifico il Parco dell'Appia Antica, che potrebbe, sì, da solo essere, insomma, uno scrigno straordinario, lo è, ma che purtroppo ha anche delle problematiche. Sì, questa manifestazione si svolgeva proprio lungo il Parco dell'Appia Antica, tra il Mausoleo di Cecilia Metelli, la Basilica di Massenzio e la sede della Sovrintendenza a Capobove, cioè nel cuore più prezioso, direi, dal punto di vista archeologico di questo parco. Di cui poi dobbiamo capire anche tutta la componente invece naturalistica e paesaggistica, quindi non solo archeologica. E lì il problema è immane di un parco che, come lei ha detto, è uno scrigno e potrebbe essere una straordinaria occasione di, diciamo, riqualificazione dell'intero settore sud-est di Roma, che è uno dei settori più di maggiore sofferenza, diciamo, per la speculazione che c'è stata negli ultimi 30-40 anni. Purtroppo lì una legge, la prima legge che istituiva il Parco dell'Appia Antica, risale addirittura a poco dopo la presa di Porta Pia, credo 73-74, una cosa del genere, ed è rimasto ovviamente sulla carta, come è rimasto sulla carta il piano regolatore del Parco dell'Appia Antica, che da 5 anni la regione non approva. Tutto questo in una condizione in cui il 90% di tutta l'intera area è ancora di proprietà privata, e lì giorno per giorno avvengono, come dire, aggressioni a questo patrimonio. Chi costruisce una piscina, chi, sì, apre una recinzione, chi fa qualche altra, ricordo, cosa. Ricordo anni fa, professor Bianchi, neanche tanti anni fa, si parlava addirittura di un'indagine fatta dagli elicotteri della Guardia di Finanza e della Polizia, sì, che in un team incrociato avevano mostrato come nell'arco di una notte fossero sorte 2 ville abusive nel Parco dell'Appia Antica, sì, nell'arco di una notte. Quindi effettivamente lei sostiene, se il 90% di quel parco ancora rimane in mano ai privati, è ovvio che il rischio abusivismo sia molto più elevato rispetto a una pubblicizzazione di quel patrimonio, diciamo così. Questo è sicuro. Quindi poi le strade sono due poi possibili. Una è quella
che la mano pubblica, diciamo l'amministrazione, possa acquisire alcune aree, parlo soprattutto di quelle diciamo più estensive, più aperte, e qui c'è un problema ovviamente di costi. L'altra è che ci sia un controllo rigoroso, giornaliero, per impedire appunto che questi abusi avvengano come avvengono purtroppo in continuità. La soprintendenza, che è fatta diciamo da un'eroina, la direttrice della soprintendenza all'Appia Antica, la dottoressa Paris, con il suo piccolo staff, fanno ogni giorno da sole resistenza di fronte a questa pressione gigantesca che viene dall'esterno. Occorrerebbe, io credo, sia a livello statale del Ministero, sia a livello regionale, un conforto molto più forte in questa direzione, appunto, di bloccare, tenere a freno la spinta alla speculazione più selvaggia su quest'area. Certo, certo. Noi, professor Bianchi, la ringraziamo per questo intervento, anche perché siamo tornati quindi a affrontare una questione su cui ci siamo mossi varie volte, parlandone anche con la dottoressa Paris, non a caso, ovvero proprio il Parco dell'Appia Antica. Grazie, buona campagna elettorale, grazie, professor Bianchi. Grazie a voi, a presto di sentirvi. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ringraziamo Alessandro Bianchi, il professor Alessandro Bianchi, candidato sindaco di Roma per la lista civile di progresso Progetto Roma, intervenuto qui sui 93 di Radio Roma Capitale.